Raggiungere i plessi universitari di Lancusi e Fisciano ormai è diventato un'impresa quasi impossibile. Il taglio del personale nel settore dei trasporti ha comportato la soppressione di numerose corse sita che collegavano i paesi picentini, in particolare Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana e Giffoni Secasali, con l'Ateneo. Il disservizio va avanti già da alcune settimane e gli studenti pendolari sono sul piede di guerra. È una vergogna perché in queste condizioni noi dobbiamo affrontare il viaggio di un'autostrada e molte volte, se l'anno scorso addirittura il posto ce l'avevamo mai in piedi, quest'anno non si fermano neppure. Siamo costretti a rimanere qui, arrivare tardi all'università alle 9, 9 e mezza, a perdere comunque la lezione che è importantissima ai fini dell'esame. Quindi molte volte lascia una quindicina di persone in non li prende 15 persone a Giffoni, qua lascia in piedi tutte queste persone, lascia a piedi tutte queste persone, e anche a Campigliano ci saranno 15 persone che non verranno prese. Noi chiediamo semplicemente di andare all'università, questo chiediamo, eppure quasi tutti siamo tutti regolarmente abbonati, quindi non si spiega com'è possibile che la SITA non sa che ci sono più di 60 persone che vanno all'università, vedendo che l'abbonamento che ci sta Giffoni, Secasali, Fisciano. Quindi non si spiega perché non ha messo l'altro un altro pullman. Oggi avete fatto pure la fitta con il monopolio, perché è la prima volta, no? Giovanni, senza che non ti per me, Giovanni, che c'è per noi, se non c'è per noi, non fa mettere le cose. E non fa mettere le cose. E non fa mettere le cose. E non fa mettere le cose. I pochi bus che coprono tale tratta sono sovraffollati, molti studenti sono costretti a rimanere in piedi per tutto il tragitto, per non parlare di coloro che restano a piedi alle fermate successive, poiché l'autista di turno non può far salire ulteriori passeggeri a bordo. Il disagio si verifica soprattutto per la corsa Giffoni-Valle Piana-Fisciano delle 7.25, pieno già dopo la prima fermata. Per protesta, martedì mattina, dopo l'ennesimo disagio, gli studenti di Giffoni Secasali hanno ostacolato la corsa delle 7.25, bloccando il pullman per circa mezz'ora e chiedendo l'intervento dei carabinieri. Gli studenti hanno chiesto a gran voce l'attivazione di una seconda corsa che copra la stessa tratta, ma dalla sede della società di trasporto SITA nessuna risposta. Abbiamo dovuto eliminare, a causa dei tagli imposti dalla Regione Campania con la delibera 964 del 30/12/2010, le duplicazioni che facevamo, però purtroppo per poter rimettere in funzione quelle che erano le corse bis dobbiamo essere autorizzati sia dal punto di vista proprio di autorizzazione vera e propria che dal punto di vista economico dalla provincia che è la titolare dei servizi. E mentre il direttore Spinosa rimanda il problema alla provincia, gli studenti potrebbero mobilitarsi in presidi di protesta. Che bella vita! Dobbiamo fare carte! Questa è l'Italia! Se non fanno andare gli studenti all'università, voi sapete come può funzionare un'Italia? Come può funzionare?